Rufus Wainwright sarà ospite al Festival di Sanremo nella seconda serata di mercoledì 19 febbraio. Il cantante canadese, in procinto di pubblicare il suo album Vibrate, The Best of Rufus Wainwright, un frullato di brani passati e futuri, si è detto entusiasta di partecipare a quello che è uno degli appuntamenti della televisione italiana più importanti. Ancora ignoti i brani che Rufus presenterà alla kermesse e al pubblico di Sanremo. Si dice che ami molto la musica classica e l'opera e per questo si dubita che i suoi pezzi siano orientati verso questo stile musicale. Sono un fan assoluto dell'opera, in particolare di Giuseppe Verdi. Se potessi vorrei svegliarmi un giorno ed essere Otello, afferma il cantante. Mi piace fare sorprese alla gente, quindi non dico nulla di salire prima sul palco. Il Festival di Sanremo non sarà tuttavia l'unico luogo battuto dal canadese. Per lui in programma due concerti nella nostra penisola, il 4 aprile a Brescia e l'8 aprile a Bologna, un percorso delle canzoni che hanno segnato la storia della sua vita e della sua carriera musicale, più qualche interpretazione di brani altrui. Tra i più belli senz'altro un pezzo dei Beatles da lui rivisitato, un brano che, come dice lui stesso, lo descrive appieno nel suo essere.